Roma la Roma Papavilla diede ordine sulla colonna traiana ci stia lasciando, dice... La Roma Papavilla diede ordine ai costruttori di andare a prendere le cave, di approvvigionarsi del Colosseo. Il Colosseo la metà, certo, perché non facendo barbari, facendo barberini, e quindi sì, certo, Maria, ti informo che questo giorno, tornando per anni indietro, sai che succede? Che noi rimanevamo nella caverna, no, e quando quello cominciava a scolpire la pietra, ci sarebbe stato qualcuno che dice: ma che fai con queste pietre, con queste scintille, che come prendiamo fuoco? Dice: ok, smetto. Ok, invece quello lì disse: non rompermi i coglioni, devo scoprire il fuoco, capisci? Cioè, voglio dire, la storia è questa, la storia è questa, è la storia di qualcosa che bisogna distruggere per costruire. Schumpeter, la distruzione creatrice. Anche i mostri. Anche Nietzsche, lasciate tutto ciò che nasce merita di morire, lasciateci morire. Lasciate che possa morire un pezzo di città perché ne nascono nuovo. A New York abbattono un grattacielo e ne fanno un altro. A Napoli hanno abbattuto i fascisti, il quartiere medievale, hanno fatto Palazzo Vaccaro, Palazzo Canino, i reperti del ferro e cemento, alcuni fra i reperti più interessanti dell'architettura moderna, indiscutibile. Qual è il problema? Cioè, qual è il problema? Forse la casa sul lago, secondo te forse la casa sul lago oggi, con delle vincoli urbanistici, non si poteva costruire, perché si può mai costruire una casa sul lago? Eppure la studiamo nei manuali di architettura. Cioè, voglio dire, è complicata la cosa, è complicata, la 167. Fa schifo perché è ferro e cemento, com'è che le stesse costruzioni a Vela in altri posti del mondo sono le più eleganti, le più snob, le più raffinate? Perché ci vanno i turisti, i ricchi, gli sceicchi, qua ci andranno la povera gente, proprio la plebe, nemmeno i proletari, proprio la plebe dei quartieri più... Il problema non è il ferro e cemento, ma no, è un fatto metaforico così, io voglio dire, è certo, è letteratura, il mio libro è letteratura. Ma se non ci fosse sono state queste cose, non avrebbero potuto, non si potrebbe giudicare quella monarchia. Il problema è che, noi possiamo anche scagliarci a 30 anni di distanza contro gli utopisti della città del sole, del vicolo verticale, ma noi dovremmo dire una cosa importante, che il vicolo verticale degli utopisti di Secondigliano non funziona, e ha ragione Maria su questo, ma non funziona manco un vicolo orizzontale! Ma quelli volevano arrivare il punto! Attenzione a sentire, il basso non funziona, Marie! Non è che quelli fallivano perché volevano ricreare il basso! Se ci fossero riusciti sarebbe stato ancora più fallimentare, perché i bassi dei quartieri fanno schifo! Non quelli nuovi della C67, anche quelli vecchi dei quartieri! Fanno schifo tutti e due, Marie! Hai capito qual è il problema di cui sto tentando di parlare? È questo! Ti prego, lasciami completare, poi dopo dici quello che vuoi tu. Io sto tentando di dire che noi abbiamo un deficit di modernità, e se non ne prendiamo atto e continuiamo a compiacerci nella poetica del nostro snobismo aristocratico, del degrado, della barbarie come estetica, noi non verremo fuori dalla nostra dimensione di arretratezza. Perché dovremmo venire fuori dall'arretratezza se questa arretratezza è il motivo del nostro compiacimento? Io non dico che il tuo libro fa questo, ma il tuo libro senza saperlo potrebbe fare questo. Anzi, la trappola che ti hanno teso è esattamente questa. Ma l'urbanizzazione è importante per la cultura. Certo. L'urbanizzazione deve essere alla base, secondo per me. Capirci. Perché vivere nei bassi non può portare cultura. L'utopia, ma io parlo spesso dell'utopia nel suo libro, potrei citare le pagine dove ne parla. L'utopia si traveste sempre da lì come ritorno al paradiso perduto. L'utopia non c'ha mai quasi le palle di dire che vuole fare il mondo nuovo. L'utopia quasi sempre, da Rousseau in poi, ha quasi sempre avuto il bisogno di dire che deve ritornare all'armonia delle origini, l'armonia perduta. Se noi non ci rassegniamo a prendere atto che quest'armonia non c'è mai stata, noi saremo sempre condannati a ripetere gli stessi errori. Cioè noi... Vabbè, io vado rapidamente... Maria fa questa cosa, no? Cioè l'utopia, l'utopia e la memoria, la reazione, la rivoluzione, dicendo poi però in uno dei momenti delle frasi più belle del suo libro, la messa in scena è l'unica rivoluzione consentita qui. Però bisogna dirlo, perché lei lo scrive, perché il libro ha due movimenti, come se fosse preludio e fuga, nel senso di Bach. C'è un preludio compresso, ma c'è una fuga che è molto lineare.
perché la seconda parte del libro, secondo me, Maria chiarisce bene certe cose. Maria lo sa come stanno le cose. Sentite che cosa scrive a pagina 95. Poi naturalmente si deve tenere buoni i suoi vecchi amici di un tempo, e quindi io capisco. Capisco, Maria, capisco, io purtroppo ho fatto una scelta diversa, io non mi fotto niente giù. Quali sono? No, capisci a me. Ancorato, sentite quando parla di Castel dell'Ovo, che frase meravigliosa. Ancorato nella sua anima di pietra e galleggiante sui relitti dell'utopia, il Castel dell'Ovo esercita una forza così cavalitante che attira il male solo per contagiargli la sua stessa inerzia. Oppure sentite quest'altro. No? Sentite quanto è carino. Ecco, il Castel dell'Ovo non ha coscienza. No, eccolo qua. Sentite qua quanto è carina questa? È dannosa l'utopia. È la risultante di un'esistenza insicura che si interroga e vuole sapere il nulla del sapere. Perciò l'utopia è anche inutile. Maria, la stai scritta tu su Maria? Capito? È un problema, che io quando presento un libro, non è tutto. Cioè, no, questa è un'altra cosa, ricordatevi che 9 volte su 10 colui che presenta il libro non ha letto il libro, perché deve fare, perché la moglie deve portare i bambini alla garden per 10.000 persone. Questo è molto importante. Certo, Maria. E se è proprio nell'utopia, come possiamo illuderci dell'armonia come ritorno al paradiso per tutti in quanto utopia? Se quella è inutile! Ma proprio l'utopia qua, i cannoni di Castel dell'Ovo che dice Silvio sono rivolti verso la città. Vedete, qui ci dobbiamo capire su un punto. Napoli ha delle peculiarità indiscutibili, una città unica. Una volta in questa sala io ho detto, presentando il libro di Franco Di Mare, il paradiso abitato dai diavoli, per la solita roba di Benedetto Croce, il paradiso abitato dai diavoli, c'erano delle illustrazioni dei vulcani qua. Ho detto, guardate, ma quale paradiso abitato dai diavoli? Non c'è una città al mondo che è sospesa tra un vulcano che deve esplodere da un momento all'altro e una caldera flegrea che, se si solleva, pensate all'eruzione avellinana, distrugge tutta la Campania. Cioè, questo è l'inferno! E dietro le alluvioni perenni che sommergono gli avvallamenti, questo è l'inferno, abitato dagli angeli, che per poter sopravvivere, qui ha ragione Maria, sono costretti a diventare un po' demoni. No. Ma questo è l'inferno, qual è il paradiso? Ma io nel capitolo lo staccio, nel primo capitolo l'ho detto chiaramente, i napoletani e Napoli, la città di Napoli, sono lo staccio tra il Vesuvio e i Campi Flegrei. Il sudismo dalla schiavitù, e quelli di Manhattan non si volevano arruolare, Lido li ha fatti cannoneggiare, l'ha fatta per buono. Che significa? Significa che tutte le città hanno i calatori che hanno rivolto all'interno, tutte le città del mondo. Sì, ma non c'è... Paolo Beccari sta sparando sui milanesi, a Roma ci sono state più Settino fece il crocifisso 7.000 baccanti. Tutte le città ma non hanno ancora oggettivamente quei cannoni rivolti contro la città. Cioè, no. È chiaro che... No, ma perché i cannoni per stare a Roma dove stanno rivolti? Verso te. Voglio dire, i cannoni stanno sempre rivolti contro la città. Perché voglio dire, i poteri hanno bisogno di difendersi dalle minacce. Ma questa è una città di mare, però stai attento. Non, ma i bastioni sono lì, sono stati battuti da tempo, non è più la tavola strozzi, non dammi informato. Capito, ma... No, voglio dire, fammi completare una cosa molto semplice. Allora, a un certo punto Maria si avventura, a modo suo, con la sua letteratura e col suo stile, pregevole, mirabile, in una lettura del fenomeno delle classi. No? E naturalmente lavora su questa cosa bella, per esempio a pagina 128, sentite come scrive bene, a me piace molto, mi piace veramente molto, no? Guardate come scrive, questa è la Maria che io preferisco. È una città tragica questa, ma tragica solo nella finzione della rappresentazione come la letteratura, la quale non crede più nel mito di una verità finale, neppure come sogno irrealizzabile, e si dispera perché finalmente se n'è accorto. È vero, Napoli non ha mai creduto in questo mito, e se infatti vive nel mito, per cui la differenza tra lei e la letteratura è questa sua millenaria consapevolezza del nullo. Napoli è cinica per questo. Ecco Maria, questa è la Maria che mi piace, la Maria che è consapevole del nulla. Mi
fatto questa, no, questo libro che pragmatica, nichilista, analitico, pragmatico, no, per me è quasi la stessa cosa. Tragiche etimologicamente. Beh, sì, 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 penso che questo possa essere interessante. La maschera. Finito, una, la cosa, maschera. Una cosa semplice. In molti momenti il libro di Maria assomiglia, evoca il passaggio Benjamin. Grazie. C'è questo modo, no, con il quale Benjamin leggeva Parigi, secondo me è interessante. E anche qui, a un certo punto, lei cade di nuovo dentro, indulge di nuovo nel suo gioco dialettico. Pensate quando parlo del Tribunale di Napoli, no, tutto un ragionamento sul Tribunale, la memoria bizantina, ma lo fa risalire a una contrapposizione fra il diritto dei Greci, che era fondato sull'essere, e il diritto dei Romani, che invece è fondato sull'avere. In questo modo Maria, in realtà, riscrive, recuperando questa dicotomia antica, nello stile di Fromm. No, forse non se ne è accorta, ma sta facendo il giochino di avere essere di Erich Fromm. Ma avere essere è una di quelle cose, come dire, per capirci, ma si può avere senza essere? E si può essere senza l'avere. Questo è un imbroglio che ci hanno propinato i francofortesi, cioè è un imbroglio che ci hanno propinato e che non... Veramente questo era per capire. Cosa? Questo che hai detto veramente era per capire. Non ho capito. Per capire. Per capire, certo. Ma sostenere che il diritto greco è legato puramente all'essere, no? A un certo punto dice essere o non essere, ma dice Shakespeare. E che mentre il diritto romano è legato alla vita, secondo me è una forma dicotomica. Un attimo semplificato. Ma chi se ne frega di Fromm? Scusa. No, lo devo dire. Scusa, doni, testamenta, obbligazione, negozia. Lo dico quando parlo del centro storico. Ma Tutti questi termini sono latini, mica sono greci. Io parlo del tribunale. Ma secondo te i greci? Ma secondo te i greci che hanno inventato la moneta? Io parlo dei bizantini, i greci bizantini. Perciò si chiama plurale.